Metaverso. Figata, Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? Quante volte avete sentito questo termine negli ultimi mesi? Per alcuni sto metaverso sarà il successore di internet, per altri la solita bolla speculativa, anche se in teoria sarà possibile fare quasi tutto, tipo cazzeggiare con il tuo migliore amico che sta in vacanza dall'altra parte del mondo, creare e personalizzare stanze virtuali incredibili, interagire con altri utenti e persino andare all'università. Sì, vabbè, voi ora direte che sto viaggiando con la mente. Eppure in Italia una università del metaverso ci sta già. Si tratta di Uninettuno, la prima università telematica italiana per risultati accademici e fondazione. Vorrei vederci chiaro, ma sorge spontanea una domanda. Come si visita un'università online? Ve lo dico io. Andandoci. Vabbè, non è che sta tutta nel metaverso, nel senso c'è anche una sede fisica analogica. Vabbè, ma ti pare che mo vada a rompergli le scatole solo per saperne di più? È certo che sì. Ciao compagni di scuola. Oggi siamo a Roma e non solo perché ci vivo, ma per andare all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per scoprire insieme cos'è e come funziona esattamente. Andiamo. Al mio arrivo faccio subito la conoscenza di Mikis Pilavakis, il responsabile area grafica e responsabile dei rapporti con la Grecia. Sì, perché l'internazionalizzazione insieme al metaverso è il fiore all'occhiello di Uninettuno. Per farvi capire, questa è una mappa dei paesi di provenienza degli studenti. Adesso vi faccio una domanda. Vi ricordate il vostro PC nel 2013? O il vostro smartphone? Perché qui a Uninettuno, già nel 2013, era possibile seguire le lezioni nel metaverso. Magari non con un visore o come nei film futuristici, ma con un avatar programmato a vostra immagine e somiglianza, con cui poter interagire, camminare e addirittura volare. Cioè, ragazzi, E siamo gli unici che facciamo. È lui. Cosa, sì. È lui, è uguale. Beh, certo, stai nel metaverso, che fai, non voli? Nessuno. Comunque, tornando a noi, insieme a Mikis abbiamo un po' esplorato il metaverso di Uninettuno con un avatar programmato a mia immagine e somiglianza. Ok. Capture completed. Ah, ok, il modello che poi verrà applicato. Wow! Fichissimo! Con tipo 20 kg di meno, ma dai, ci siamo quasi. Prima la lezione le facciamo come un'aula tradizionale. Cioè, io sono il professore, ci sono gli studenti seduti davanti a me e io gli facevo la lezione. Dopodiché è uscita questa filosofia della Flipper Classroom, che sarebbe la classe capovolto, dove sono gli studenti che imparano da soli e il docente li segue. Praticamente noi gli diamo un tema, loro studiano. In futuro sarà possibile anche visitarlo con un visore magari? Abbiamo fatto anche sperimentazioni con i visori, sì. Abbiamo già qua, abbiamo anche l'ultimo di Zuckerberg. Stiamo sperimentando tutto perché dovremmo dare ai nostri studenti la migliore possibilità che possono avere. E queste si assicuro sono figure di tango. Balla molto bene, complimenti. Poco dopo ho fatto la conoscenza di Francesca Selva, campionessa di ciclismo, che ha scelto Uninettuno per il suo percorso di studi. Quindi ne ho approfittato per farle qualche domanda lontano da occhi indiscreti. Come si preparano gli esami in un'università telematica? Allora, bisogna essere molto organizzati, però la struttura dell'università Uninettuno ti permette di essere molto agevolato, nel senso che è molto strutturata e appunto anche se sei in giro per il mondo, come spesso capita a me per fortuna, riesci comunque ad avere sempre una continuità nello studio, avendo sempre tutto il materiale a disposizione. E come mai giri il mondo, se posso chiedertelo? Sono una ciclista professionista e quindi per forza di cose, per dover fare le gare, sono sempre in giro. Allora, l'avevo capito un pochino dall'outfit. Abbiamo parlato tanto di metaverso, ma cosa c'è nella sede fisica? Per rispondere a questa domanda ho curiosato un po' in giro e ho beccato una delle menti brillanti della nostra epoca, il professor Livio Conti, impegnato a registrare una lezione. Così ovviamente l'ho disturbato per saperne di più. Ho sentito molto parlare anche di ricerca, in realtà. Ciascuno di noi ricercatori e professori dell'Ateneo svolge una propria attività di ricerca istituzionale e questa si riverbera anche nell'insegnamento. Io per esempio mi occupo di un satellite, che è il satellite XS, che è stato lanciato nel 2018, su quale abbiamo installato un rivelatore che è stato finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana, e poi abbiamo collaborazioni anche con l'INFN, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'Istituto Nazionale di Astrofisica. Questo perché per ogni università seria deve avere delle robuste basi nella ricerca,
i cui frutti poi si riverberano nell'insegnamento e quindi in ciò che cerchiamo di condividere con gli studenti. In pratica queste sono le menti brillanti che vi ritroverete come docenti a Uninettuno. E anche se non era in programma, sono arrivato in cima per conoscere la dirigente di tutto questo. Parlo della presidente e rettore Maria Amata Garito, che nonostante la mia faccia tosta di presentarmi lì senza appuntamento, è stata felice di ospitarmi e di rispondere alle mie domande. Perché iscriversi a Uninettuno? Perché Uninettuno dà moltissimo. Perché Uninettuno ti permette di entrare subito in un mondo globale e internazionale. E oggi non esistono più i limiti. E quindi un giovane non può pensare che si deve limitare nel proprio paese a studiare per magari andare fuori dopo perché non trova lavoro in Italia. Invece no, io penso che i giovani di oggi nel nostro paese devono entrare subito nella globalizzazione in modo corretto. Devono entrare nella rete per dominarla, per controllarla, per studiare, per apprendere, per trovare tutti quelli che sono gli aspetti più positivi della rete, che ha proprio la possibilità di unire, unificare le culture, soprattutto di mettere in confronto le culture dei diversi paesi del mondo, perché da lì, da questa condivisione di conoscenze e competenze, che forse si può creare un mondo migliore. Usare la tecnologia per far crescere le competenze nell'uomo e nell'umanità a livello globale. Forse è ancora un metaverso acerbo, ma non ho dubbi sul fatto che questa sarà la tecnologia che nei prossimi anni rivoluzionerà il concetto di università in Italia. E se vogliamo viverci bene, dobbiamo migliorarla, dando la possibilità a tutti di poter avere un'istruzione d'eccellenza anche restando a casa. Ma non per pigrizia, ma per possibilità. Possibilità di interagire e di superare quelle barriere altrimenti insormontabili. A tutti quelli che pensano in modo anticonvenzionale, a tutti quelli che non si arrendono alle difficoltà, a tutti quelli che sognano in grande, ma senza abbandonare le proprie radici, a tutti questi dico, scegliete il futuro. Se siete interessati ad approfondire e a saperne di più, vi lascio un link in descrizione per approfondire e saperne di più. Quindi approfittatene adesso. Se vi è piaciuto questo video, come sempre vi invito a lasciare un like, a commentare e soprattutto iscrivervi al canale, perché fare lo youtuber è difficilissimo. Ciao! Cos'è? Ah, un nuovo progetto di Uninettuno. Praticamente... Ma senza che leggo, dai. No, praticamente tu studi online e vai in giro per il mondo, nei campus universitari più belli. Che figata. Perché tutte queste scritte? Cioè, nel senso, non potevi fare una riga? Tu dici che è troppo? Beh...